Buon pomeriggio e ben ritrovati in diretta con l'informazione di Udinese TV. C'è la protesta del personale medico e sanitario in primo piano in questa edizione perché è in corso dalle 14:30 all'esterno dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine un presidio, un sit-in organizzato dai sindacati, dalle RSU dell'ospedale cittadino, ma non solo, per richiamare l'attenzione della politica alle necessità di un organico in forte carenza, un piano ferie che ha presentato diversi tagli. Le rappresentanze dei sindacati sono schierate al fianco dei lavoratori. Allora con Luciana Idelfonso andiamo a sentire le loro ragioni. La fase post-Covid che potrebbe ricomparire è uno dei problemi, ma non è l'unico. Per cosa siete preoccupati? Allora, noi siamo preoccupati per molti motivi, ma sostanzialmente se ci riferiamo al Covid, il grande problema è quello della capacità dei dipartimenti di prevenzione di stare dietro a quella che è tutta l'attività di tracciamento, di isolamento e di trattamento dei pazienti positivi. Rispetto a questo, la nostra regione e anche la nostra azienda è quella che ha meno personale dedicato, no? Questa regione ha lo 0,6 dipendenti ogni 10.000 abitanti, quando il nostro vicino Veneto ha quasi 5 volte i dipendenti dedicati a questa funzione, la Lombardia ha il doppio dei nostri dipendenti dedicati a questa funzione, per cui questa è la cosa più importante rispetto alla capacità di tenuta rispetto a questa emergenza, cioè essere attivi diciamo sui focolai fin da subito se non vogliamo riempire le terapie intensive. Che cosa c'è anche che secondo lei andrebbe cambiato, modificato? Allora, se ci riferiamo alla gestione dei dipendenti, indubbiamente vogliamo uscire da questa logica di gestione selvaggia del personale con trasferimenti improvvisi che si sono trascinati oltre quella che è la fase di emergenza, si protraggono, ed è per questo che noi vogliamo disciplinare regole che consentano sì di accogliere, diciamo, quelle che sono le necessità aziendali, ma di consentire, soprattutto all'interno di questo ospedale, la possibilità che i dipendenti si possano anche trasferire in luoghi dove possano voler lavorare. C'è gente che da 10 anni non si riesce a trasferire. Che cos'altro vorrebbe chiedere a Riccardi? A Riccardi vorremmo chiedere, innanzitutto che la trattativa a livello regionale possa tener conto di quello che succederà su tutto l'anno, quindi dell'emergenza Covid, indubbiamente l'incentivo Covid, che si possa chiudere questa partita discutendo dei dati che sono stati prodotti in estremo ritardo dalle aziende, soprattutto da questa azienda, per una gravissima diciamo, difficoltà legata soprattutto ai limiti dei sistemi informatici che abbiamo, diciamo, a livello regionale in sanità. È un dramma il parco PC e diciamo, gli applicativi che sono in uso nel sistema sanitario regionale. Siamo nella condizione che lavoreremo ai livelli degli anni 80. Citava Riccardi nel servizio Luciano Idelfonso e poco fa sono usciti i dati aggiornati delle ultime 24 ore rispetto ai contagi, giornata positiva perché non ci sono stati nuovi casi di Covid-19 in Friuli Venezia Giulia e nemmeno decessi. Le persone attualmente positive sono 126, due i pazienti che rimangono in terapia intensiva, 8 invece ricoverati in altri reparti. I totalmente guariti sono saliti a 2.904, i clinicamente guariti 14 e le persone in isolamento sono 102. Il bilancio della giornata è quindi buono, dice Riccardi, anche se va sottolineato l'aumento delle persone in isolamento, che evidentemente segna l'aumento dei flussi e la gestione precauzionale delle persone arrivate da fuori regione. In Veneto invece vengono costantemente monitorati nuovi focolai, 38 quelli esistenti, 19 autoctoni, domestici, casalinghi, nostri che dir si voglia, ha detto il governatore Zaia, 19 invece quelli importati. Andiamo ad ascoltare un passaggio della conferenza stampa di oggi. Oggi abbiamo 38 focolai esistenti in questo momento, 19 autoctoni domestici, casalinghi, definiamoli così, cioè de casa, nostri, e 19 allottoni, cioè importati, stranieri. E intanto i tamponi fatti fino ad oggi sono 1.184.670. Ecco, prima considerazione, i tamponi li abbiamo sempre fatti, d'estate, d'inverno, pioggia, vento, sole. Quindi
che mai a qualcuno venga il dubbio che abbiamo diminuito i tamponi, che non si fa più tamponi in altre minestre del genere. So che oggi, a parità di contagiati, l'effetto clinico è diametralmente opposto. Cioè, con questi numeri, quest'inverno, avevamo il caos. Non so se poi questa è latenza, dopo diminuiranno gli ultravioletti, siccome si dice che noi abbiamo il sole allo zenith e diminuiranno, abbiamo un sacco di ultravioletti per molte ore, per cui c'è una sterilità garantita. Questo potrebbe dare una spiegazione? Non ve lo so dire. Adesso vedremo. Noi siamo qui, speriamo che come è venuto se ne vada fuori dalle palle e così è finita. Zaia durante la conferenza stampa ha parlato anche del collega governatore della Lombardia, Fontana, finito nell'occhio del ciclone dopo un'ennesima inchiesta giudiziaria che lo vede protagonista. Conosco Fontana, una persona per bene, saprà assolutamente dare spiegazioni e motivazioni, non ho dubbi, ha detto Zaia. Fontana, che oggi ha parlato al Consiglio regionale lombardo, ha riflettuto molto sull'opportunità di intervenire in quest'aula, ha detto soprattutto per la preoccupazione di dare ulteriore cassa di risonanza a polemiche sterili, inutili, strumentali, oltre che lesive della mia persona e del ruolo che ricopro. Andiamo ad ascoltare un passaggio del suo intervento. Dei rapporti negoziali Ari Adamanu l'ho saputo fino al 12 maggio scorso, data in cui mi si riferiva che era stata concordata una rilevante fornitura di camici a titolo oneroso. Sono tuttora convinto che si sia trattato di un negozio del tutto corretto, ma poiché il male, così come il bene negli occhi di chi guarda, ho chiesto a mio cognato di rinunciare al pagamento per evitare polemiche e strumentalizzazioni e di considerare quel mancato introito come un ulteriore gesto di generosità. Non voglio entrare in altri particolari in questa sede. La magistratura sta lavorando proprio su questo punto, ipotizzando, secondo le ricostruzioni della stampa, una diversa ricostruzione relativa a un mio coinvolgimento nei fatti. Voglio solo dire fin d'ora che avevo spontaneamente considerato di alleviare in qualche modo l'onere dell'operazione partecipando personalmente, proprio perché si tratta di mio cognato, alla copertura di una parte dell'intervento economico. Si è trattata di una decisione spontanea e volontaria e dovuta al rammarico nel constatare che il mio legame di affinità aveva solo arrecato svantaggio ad un'azienda legata alla mia famiglia. E così quel gesto è diventato sospetto, se non addirittura losco. Non è vero che la rinuncia al pagamento definita donazione con spirito del tutto irridente e poco nobile sia dipesa dalla presenza di report che, secondo la stampa, già stava interessandosi alla fornitura dei camici. Report in realtà si è palesata con le prime domande sul punto il 1º giugno, quando erano trascorsi già 18 giorni. Io sapevo quel che sapevano tutti, in quel momento vi era una drammatica emergenza ed era in corso una ricerca spasmodica di presidi di protezione individuale. Ma ribadisco che nulla ho saputo dei rapporti negoziali a titolo oneroso fra Damm ed Aria fino al 12 maggio. Questo ho inteso esprimere quando ho affermato di essere completamente estraneo ed ignaro della fornitura onerosa in questione. Dal canto loro, le opposizioni in Consiglio regionale della Lombardia, PD e Movimento 5 Stelle, continuano a chiedere le dimissioni del governatore. Continuiamo con la politica nazionale perché il ministro dell'Istruzione Azzolina ha reso noto poco fa che ci sarà uno svolgimento di test sierologici per tutto il personale scolastico in concomitanza con l'inizio delle attività didattiche e l'effettuazione dei test a campione per la popolazione studentesca con cadenza periodica. Saranno a questi fini adottati criteri di volontarietà, di adesione al test, gratuità dello stesso per l'utenza, svolgimento dei test presso le strutture di medicina di base e non presso le istituzioni scolastiche e poi c'è anche l'individuazione in tutte le scuole del medico competente che effettua il servizio di sorveglianza sanitaria. Lo prevede la bozza, il documento riguarda le richieste avanzate dalle parti sociali che sono già state sottoposte ai ministeri di istruzione e salute e al comitato tecnico-scientifico. Torniamo in Friuli perché anche stamattina ci sono stati nuovi rintracci di migranti alle porte di Udine, circa una cinquantina i clandestini scaricati sulle strade, interventi di polizia e forze dell'ordine. Ci racconta tutto Luciani Delfonso.
Nuovi rintracci all'alba nell'Interland udinese, una cinquantina di irregolari sono stati notati all'Ovaria lungo la strada statale 56 da alcuni automobilisti in transito che ne hanno segnalato la presenza alle forze dell'ordine. L'avvistamento è avvenuto tra Butrio e Pradamano. Sono 28 quelli fermati, tra loro nessun minore, che saranno ora destinati per il periodo di quarantena al seminario arcivescovile di Castellerio a Pagnacco. Nel frattempo continuano le ricerche da parte di carabinieri, polizia di Stato, quella locale e guardia di finanza dei 22 soggetti che mancano ancora all'appello. Come da protocollo sono scattate le procedure di identificazione che si svolgeranno presso la questura di Udine. L'ondata di migranti che sta colpendo nelle ultime settimane il capoluogo friulano e la provincia sta aumentando con il passare dei giorni, con arrivi ormai per lo più quotidiani e che avvengono con una dinamica collaudata. Il trasporto all'interno di mezzi pesanti e poi l'abbandono appena arrivati nell'Interland udinese, area sufficientemente distante dal confine per evitare possibili procedure di riammissione. I numeri nel frattempo continuano a crescere e preoccupano, visto che le strutture adibite all'accoglienza, la caserma Meloni a Tarvisio, il seminario arcivescovile di Castellerio a Pagnacco e la foresteria del castello di Tricesimo, cominciano ad essere particolarmente affollate. A Tarvisio gli ospiti attualmente presenti sono 25, il massimo della capienza, così come a Tricesimo dove sono 36. Ai 16 già presenti si uniscono quelli odierni a Castellerio, dove nel frattempo sono state allestite anche due tende per svolgere in sicurezza le operazioni di triage. E stamattina il sindaco di Udine Pietro Fontanini, accompagnato dall'assessore alla sicurezza, è tornato a una settimana di distanza all'esterno dell'ex caserma Cavarzerani, dove è stata decretata proprio una settimana fa la zona rossa. Vediamo il bilancio e l'aggiornamento del primo cittadino. Siamo davanti alla caserma Cavarzerani, sono trascorsi 6 giorni da quando ho fatto l'ordinanza per tenere le persone che sono all'interno, quasi 500 richiedenti asilo, per controllare che non siano portatori del coronavirus. Fuori ci sono le forze di polizia che stanno controllando in pratica che nessuno esca dalla caserma, possono entrare solo gli operatori sanitari, coloro che sono delegati per funzioni che riguardano la gestione all'interno della caserma. Siamo in una situazione di emergenza ancora una settimana di tutto questo, speriamo che però le cose finiscano, perché la situazione è effettivamente molto preoccupante, perché purtroppo stiamo assistendo ancora a degli arrivi in città di clandestini richiedenti asilo. La situazione all'interno della caserma fortunatamente è sotto controllo, ci teniamo a ringraziare le forze dell'ordine, la protezione civile, la polizia locale, ma soprattutto ecco, il lavoro straordinario dei tantissimi volontari della protezione civile di Udine, della protezione civile regionale, che hanno fatto opera straordinaria di pulizia di tutta l'area antistante alla caserma e che stanno lavorando adesso per tenere sorvegliata la zona rossa della caserma Cavarzerani attraverso un'implementazione dell'illuminazione e anche attraverso l'installazione delle telecamere. La cronaca, investimento sulle strisce stamattina a Lignano in Viale Europa nella zona del mercato. Una signora classe 47 di Pordenone è stata urtata da una Ford Galaxy guidata da un cittadino austriaco, è caduta, ha sbattuto la testa, ferita. Non ha mai però perso conoscenza, è stata portata in pronto soccorso e poi è lì trasportata in ospedale a Udine, da capire se quando stava attraversando le strisce era a bordo in sella alla bicicletta oppure le stava portando a mano. Sempre a Lignano c'è stato uno scippo attorno all'una di notte a Sabbia d'Oro, vittima una donna che è stata avvicinata da un motociclista mentre camminava vicino alla sua casa della cittadina balneare. È stata derubata del suo orologio Rolex che portava al polso il rapinatore, che indossava un casco, si è poi allontanato rapidamente in sella di una moto facendo perdere le sue tracce. Indagano i carabinieri della stazione di Lignano. La polizia di Gorizia ha rintracciato e invece arrestato un uomo, Charlie Medeot, 46,
47 anni, originario del capoluogo isontino, destinatario di un ordine di esecuzione per una pena definitiva a 6 anni e 8 mesi di reclusione e a 1 anno e 3 mesi di arresto. L'arresto è stato eseguito dagli agenti della sezione antidroga della Mobile. I reati contro il patrimonio e la persona erano stati commessi a Cormons, Farra di Sonso e Dolegna del Coglio tra il 2009 e il 2017. Le ricerche di Medeot si erano indirizzate dapprima verso la Germania, da quando aveva di recente stabilito la sua residenza a Ahrensburg. Stamani, avendo avuto una segnalazione sulla sua presenza a Gorizia, gli agenti si sono recati in un'abitazione del centro, dove, chiedendo di lui, si è avuta conferma della sua presenza. E rimaniamo nel capoluogo isontino, era prevista per oggi l'autopsia sul corpo del piccolo Stefano Borghese, il ragazzo di 13 anni caduto nel pozzo del parco di Villa Coronini mercoledì scorso. Tra i tanti quesiti che vedono le forze dell'ordine attive per ricostruire la dinamica c'è la necessità di capire in che posizione si trovava Stefano quando è caduto nel pozzo, se era in piedi o era inginocchiato, e la dinamica sta venendo ricostruita dagli agenti della Polizia di Stato. L'esame autoptico è stato svolto alla presenza dei legali delle 14 persone indagate, ovvero i vertici politici e tecnici della fondazione che gestisce il parco, i due animatori del centro estivo che la mattina dell'incidente accompagnavano i ragazzi accolti nel centro estivo. Lo ricordiamo, l'ipotesi di reato formulata dalla PM è omicidio colposo. È stato nominato un consulente medico di parte, Antonello Cirnielli di Portogruaro, da Franco Ferletic, avvocato difensore dei due animatori. Dopo l'autopsia è atteso il nulla osta per lo svolgimento dei funerali che si potrebbero tenere tra mercoledì o giovedì di questa settimana. Lasciamo la cronaca, ci trasferiamo al mare, a Grado in particolare, dal fitness alla musica al vivo. A Grado sono tanti gli eventi, le attività di animazione proposti per quest'estate, ne ha parlato Francesca Santoro assieme al vice sindaco Polo. Grado per l'estate 2020 punta sulle lezioni di fitness, sulle piste ciclabili e su tante iniziative per stare all'aria aperta. Sì, dovendo programmare una stagione estiva e degli eventi, due mesi e mezzo fa ormai abbiamo deciso di affidare a Grado Attivo una unica gestione di tutte le attività sul territorio comunale. Abbiamo i laboratori di corsa, le escursioni in bicicletta, la mia danza che vedete alle mie spalle, c'è poi lo yoga la mattina sia al Parco delle Rose, quindi immersi nel verde, sia sulla spiaggia, insomma tante attività per una vacanza attiva, non solo mare e spiaggia, ma anche attività dopo, insomma, il periodo di lockdown. Così riusciamo a garantire il distanziamento tra le persone, ma allo stesso tempo la socialità e lo scambio, insomma, e anche a favorire nuove conoscenze, nuove amicizie. Piacciono queste attività? O la prenotazione magari è un deterrente? No, stanno andando bene, le persone sanno che devono prenotare, c'è un info point al Palazzo dei Congressi, c'è un numero e un'email a disposizione delle strutture ricettive che possono prenotare per i loro ospiti le attività. Siete riusciti a organizzare anche tanti concerti? Sì, è partita sabato con Tosca, la rassegna dei concerti Onde Mediterranee, e invece domani con il Quinto Rigo partirà il Grado Jazz, che vede tra gli altri Silvestri, Bollani, Fresu e altri nomi importanti del panorama jazz internazionale, italiano e internazionale. Quindi le normative di contenimento del contagio non hanno fermato Grado sul fronte degli eventi. Normative rispettate, eventi ovviamente in forma ridotta con il distanziamento e tutte le normative rispettate, ma comunque un minimo di attività e di eventi. Noi raccomandiamo sempre a tutti di continuare nei luoghi dove è indicato dalla normativa ad osservare il rispetto delle distanze, l'utilizzo della mascherina, l'igienizzazione delle mani, perché sì, dobbiamo vivere e goderci l'estate, ma dobbiamo anche ricordarci che la sfida del Covid non è finita. Tra le meraviglie della nostra regione c'è anche la Val Cavanata, meta spesso di cicloturisti e osservatori della natura, in questo periodo interessata anche dalla partenza dei fenicotteri. Siamo per l'esattezza in Val Cavanata, con noi c'è Gaia Fior, naturalista.
La Val Cavanata è una delle bellezze della nostra regione. Una delle peculiarità di questo periodo è la presenza dei fenicotteri. È una riserva molto interessante perché ospita, sono state conteggiate fino a 280 specie differenti di uccelli che si fermano qui in maniera più o meno stanziale. I fenicotteri sicuramente fanno da padroni nell'immaginario collettivo, sono visibili quasi tutti i giorni, consigliamo di portare un binocolo per poterli vedere con più attenzione, ma sono una presenza veramente molto gradita. In questo momento sono presenti anche moltissime oche lombardelle, ne arriveranno ancora di più quando sarà il periodo autunnale. Poi abbiamo marangoni, sterne, codoni, spatole e l'airone rosso, che è una specie estremamente importante di cui abbiamo la seconda colonia come dimensioni per l'Italia, è una specie protetta di cui siamo orgogliosi di essere appunto i padroni di casa, fra virgolette. Come mai i fenicotteri, che normalmente si associano a mari tropicali o posti lontani, si fermano in Val Cavanata? Si fermano qua perché trovano un ambiente con acqua salmastra, quindi dove c'è il tipo di alimentazione di cui hanno bisogno, e un ambiente molto tranquillo. Questa era una valle da pesca fino agli anni 80, trasformata poi in riserva naturale. Quindi viene tuttora gestito il livello dell'acqua, facendola alzare e abbassare con un utilizzo molto attento delle chiuse. E in questa maniera i nidi dei vari animali sono ben protetti da quelli che possono essere predatori oppure allagamenti dati da forti piogge. Sono tanti i cicloturisti che normalmente frequentano questa zona e in questo periodo come sta andando? In questo periodo cominciamo a vedere finalmente l'arrivo di un po' degli ospiti dalla Germania, anche dall'Austria, che fanno un pochino da padroni in questa zona, che amano molto le parti di Drado, ma anche moltissime persone dall'Italia che abbiamo visto riscoprono questi ambienti. C'è una fitta rete di piste ciclabili che collegano tutti quanti i paesi e alcune bellezze come possono essere Aquileia, l'isola della Cona, la Valle Cavanata, Grado ovviamente. Ci trasferiamo ora a Pordenone, in attesa delle novità della 39esima Limited Edition che sarà online dal 3 al 10 ottobre. Le giornate del cinema muto hanno lanciato The Silent Stream, il nuovo spazio virtuale per mandare in streaming alcuni dei grandi eventi che hanno segnato la storia del festival. Ne abbiamo parlato con il direttore Vesberg. L'idea del Silent Stream è di coinvolgere di più, non solo nostri genti, nostri amati del cinema muto, ma anche un pubblico più grande. Abbiamo provato qualche evento nella nostra storia recente, e eventi importanti, eventi emozionanti. Quindi per la prima puntata abbiamo La Nuova Babilonia, un film russo con una partitura scritta da Shostakovich, il famoso Shostakovich, un film proprio emozionante, e abbiamo pensato cominciamo con questo per tentare non solo il nostro pubblico, ma anche un pubblico più grande. Online da qualche giorno, nei prossimi giorni, su questa piattaforma delle giornate del cinema muto, verranno inseriti anche altri film, altre pellicole che hanno fatto sognare, possiamo dire così, gli appassionati del cinema muto delle precedenti edizioni delle giornate del cinema muto. Sì, esatto. Tutto con le partiture strepitoso registrato. Dopo La Nuova Babilonia abbiamo I Promessi Sposi, il famoso romanzo ovviamente fatto nel 1922, questa versione italiana per tutti i saggisti è un capolavoro del cinema italiano di quest'epoca. Poi si passa invece a un film scandinavo, giusto? Sì, esatto, Maureen, in un film, mi ricordo benissimo quando abbiamo proiettato questo film qualche anno fa a Pordenone, c'era un'emozione così grande, non solo per il film, ma anche per la musica. È proprio il giusto combinazione tra la partitura e l'immagine. E questa è la cosa per noi, nella giornata di cinema muto, è nostra forza. C'è anche lo sport come occasione di promozione turistica. L'Università degli Studi di Udine ci crede, stamattina ha firmato un accordo con l'associazione Sport Union. Il primo evento che sarà effettuato in collaborazione sarà la Adriatica Ionica Race. Sentiamo Luciano Delfonso. Diffondere la cultura sportiva e la promozione turistica del territorio attraverso un accordo firmato tra l'Università degli Studi di Udine e l'associazione Sport Union. E questo è l'obiettivo dell'intesa sottoscritta tra i due enti e che ha come obiettivo lo sviluppo di attività di collaborazione in occasione di eventi sportivi. Quattro gli ambiti in cui si svilupperà, a partire dal campo dell'analisi e della ricerca, nel settore promozionale, ma anche della divulgazione, oltre che formativo,
dando nuove opportunità agli studenti con l'arricchimento di particolari corsi. Lo sport sano è sicuramente un motivo di esempio anche per i giovani, ma poi è un grandissimo veicolo per la promozione territoriale. È chiaro che nel tipo di convenzione che stiamo sottoscrivendo oggi, l'idea non è solo fare attività sportive mordi e fuggi, ma lasciare un segno nel territorio per attività che si possano sviluppare anche in futuro. Ecco per questo il nostro intervento, soprattutto perché le attività che vogliamo sviluppare insieme con Sport Union, l'associazione guidata da Moreno Argentin, riguardano dei corsi di laurea, scienze motorie, scienze culturali del turismo, quindi è qualcosa che ha a che fare anche con la formazione di giovani e di prossimi professionisti. A capitanare il sodalizio sportivo Moreno Argentin, campione di ciclismo su strada nel 1986, che dal 2018 propone Adriatica Ionica Race, competizione ciclistica tappe inserite nel calendario internazionale UCI Europe Tour, che ha lodato l'attività su due ruote del Friuli. Il Friuli ha sempre dato vita in Italia a dei campioni stratosferici. E attualmente possiamo dire che attraverso il Team Friuli, che è una formazione continental, ha una realtà invidiata in tutta la nostra nazione, in tutta Italia, dove sta sfornando veramente, sta reclutando dei giovani, li sta educando e insegnando il mestiere perché possano intraprendere la strada del professionismo, ed è una realtà, diciamo, delle migliori, quindi fatalità è proprio nel Friuli Venezia Giulia, terra di sacrifici, terra di gente tosta, perché il ciclismo è uno sport tosto e quindi ha bisogno di giovani che abbiano uno spirito di sacrificio e una volontà grande per poter riuscire. Ora spazio all'Udinese all'indomani della salvezza aritmetica conquistata prima di scendere in campo ieri a Cagliari, con poi la ottima vittoria per 1-0 grazie al gol di Stefano Okaka. Stamattina i bianconeri in campo con la seduta di scarico al Bruseschi, soffermandosi su esercitazioni tecniche. I titolari della gara di ieri invece hanno svolto un lavoro di scarico in palestra. Domani ci sarà l'allenamento di rifinitura alle ore 19 in vista della sfida casalinga contro il Lecce, penultima gara del campionato. Tra i protagonisti di ieri, nonostante la botta alla spalla, Wallace, l'abbiamo ascoltato al termine della gara, sentite cosa ci ha detto. Ti facciamo i complimenti per la grande partita che hai giocato, lo vediamo anche dal tutore, insomma hai avuto questo trauma alla spalla, nulla di gravissimo, però grande partita anche per te oggi. Grazie per gli auguri, grazie per tutte le squadre che abbiamo fatto una bella prestazione qui. Sappiamo che era difficile venire qui, giocare e vincere, ma credo che abbiamo fatto una bella partita. Ecco, dopo la vittoria contro la Juventus avete dato continuità, altri tre punti e il risultato importante della salvezza che vi poteva magari distrarre visto che avevate prima la partita, invece no. Sì, abbiamo fatto, è importante per dare in continuazione, facciamo la strada giusta, per non sbagliare, per tutti essere confidenti e fare la cosa giusta. Io credo che la squadra è un gruppo troppo chiuso, tutti insieme, e abbiamo fatto bene. L'ultima che ti faccio è sulla tua crescita. All'inizio non hai avuto tanto spazio, via via ne hai conquistato sempre di più e stai dimostrando tutta la tua forza, tutto il tuo valore. E poi giochi bene sia da mezzala che da play. Penso che sia importante per te avere fiducia e metterti a disposizione in due ruoli. Sì, devo dire fiducia, e penso che se io ce l'ho una testa giusta per fare tutte e due posizioni con l'atteggiamento, con la voglia, credo che io riesco a fare bene. E di Udinese parleremo anche stasera all'Udinese Tonight, ore 21, con Giorgia Bortolossi, Jacopo Romeo e i loro ospiti, in collegamento anche il direttore Criscitiello, per approfondire dunque questo obiettivo raggiunto della salvezza, ma guardando anche in prospettiva le ultime due sfide di campionato e non solo. Tra l'altro approfittiamo per ringraziarvi per averci seguito in questi due mesi post lockdown con le nostre trasmissioni sportive seguitissime, grande interazione anche attraverso i social,
tantissimi messaggi ricevuti negli appuntamenti della domenica, studio e stadio commenti durante gli approfondimenti, il Tonight, pomeriggio calcio e non solo, per questo impegno che abbiamo messo in campo proprio per seguire da vicino i colori bianconeri, sostenendoli in questo obiettivo raggiunto. Grazie e continuate naturalmente a seguirci. L'informazione tornerà stasera alle 19, alle 18 invece pomeriggio calcio. Buon pomeriggio.